Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati in un nuovo vlog. Innanzitutto buon venerdì, buon inizio di weekend a tutti quanti. Siamo qua all'Esselunga, al solito locker che dobbiamo ritirare la spesa. Giornata nuvola perché è tutta notte ha piovuto, ragazzi. Io qua sembra che mi sono fatto un lampadone, ma niente, non ho fatto niente. E niente ragazzi, adesso ritiriamo qua la spesuccia, l'altra ci arriva a casa, perché comunque non è che anche se si fa la spesa tutti i giorni si prende solo il necessario. Adesso mia moglie mi detta il codice e niente, la procedura la sapete, non ve la sto qua a far vedere. Macchine che strombazzano. Aspettate, va, ve lo faccio vedere l'ultima volta. Guardate mia moglie. Outfit scappata di casa, ho il pigiama, questo qua di Barbie, giubbottino di jeans smaricato, sì, col freddo che fa, vabbè, tanto sto in macchina. Ma però con la felpa sola ci sta bene, eh? E io invece c'ho freddo. Ma la cipolla l'hai persa? No, ho fatto una coda incipollata. Sai quelle delle... adesso non mi viene, tipo le di Oscar con i bombole. Dai, è una cosa ma carina. Dai. Guardate le mie ciabatte. Sì, proprio, c'era bisogno di inquadrarle, eh. Ma facciamo vedere chi siamo realmente a questa pone senza nascondere niente. Va bene. Cioè, siamo scesi 200 metri, no, neanche 50 metri in macchina e poi siamo tanto qua. Tanto come devo fare la doccia, comunque. Dai, andiamo al... Allora, 2764. 2764? Sì. Ragazzi, dai, facciamolo insieme, va. Allora, 2 7 6 4 1 C 1 C 7038. Vedete, qua abbiamo la cassaforte. Voilà. Cassetto 45. Procediamo al cassetto 45. Ragazzi, testimoni voi, vediamo quanta spesa ha fatto. Beh, neanche tanta. Allora, li contiamo insieme dopo in macchina, eh? Adesso la carico. Ah, pensavo che mia moglie sarà data una regolata. Sono un sacchetto, due sacchetti, tre sacchetti, quattro sacchetti, cinque sacchetti, sei sacchetti, sette, guardate qua, un sacchetto per questo, otto e un sacchetto per questi. I sacchetti potevano essere molto di meno. La spesa non è tanta, ma sono loro che in un sacchetto, cioè come si fa a prendere un sacchetto? Questi sono per i surgelati, metterci questi. E questo è uno spreco, ragazzi. No, perché se li fanno pagare ci fanno i soldi a tutti i sacchetti. Ma io non ho parole quanto spreco che c'è qua, ragazzi. Cioè, guardate qua. Qua c'è un sacchetto del pane, ma metteci questo, dai. Poi gli dicono che inquiniamo. Sarabanda. Sarabanda, oh, qua ci sono i cobbe. Ragazzi, andiamo a casa che si è fatto tardi. Tardi si è fatto, ciao. Allora ragazzi, siamo appena rientrati, subito sciacquata, mi sono messo il pigiama perché tanto è pulito questo qua di Flash. E adesso mi fumo una sigaretta, anche perché poi ragazzi noi siamo così ormai, igienizziamo tutto quanto, le abitudini non vanno mai. Cioè, un'abitudine rimane e niente, poi vediamo se riesco a farvi anche, guardate chi mi vuole spiare, chi è l'uno Yumi che sta tentando di guardare. Comunque vediamo se farvi una live adesso. Guardate chi è, è Lunetta. Ciao Lunetta, avete visto? Incredibile, ha spostato la tenda. Allora facciamo una cosa, se riesco vi faccio una live, se no igienizzo per la live stasera. Insomma, adesso vediamo che ci sono tante belle cose da fare. Amici, bentornati, siamo al secondo giorno. Ah, guardate che bello, ho messo il mio marsupio di Jordan, mille tasche, ho messo la maglietta a maniche lunghe, ma gli Armani, ma leggera, ma fa caldo. Siamo venuti qua un attimo all'ASL in Piazza La Curzio perché servono delle cose, però non mi hanno detto telefonicamente che per entrare serve l'utilizzo della mascherina.
se me lo dicevano, meno male che mia suocera ha la mascherina in borsa e è entrata al mio posto, perché devo chiedere un'informazione. E bel sole, ho detto andiamo a fare un giro, perché già che c'ero ho detto devo chiedere questa cosa qua appunto, e mia suocera ha detto va bene. Infatti speravo, adesso vediamo, pensavo che mi chiedesse qualche foto, a dire la verità, però non è che siamo passati in posti dove ci sia da fare delle foto, cose interessanti per lei. Però in compenso, ragazzi, se facciamo presto si fa una bella livettina, anche perché vabbè che quando sarà uscito questo vlog voi la live sul nuovo canale l'avrete già vista tutta quanta, tutti quanti l'avrete già vista. Ripeto, grandissimo sole e niente, adesso appena torno a casa mi faccio la barba e ci vediamo vlog facendo. Ebbene, eccoci qua ragazzi, siamo al terzo giorno. Sì, lo sto facendo un po' così, a giorni. Allora ragazzi, stamattina mi sono svegliato con proprio una tegola. Sapete che noi l'anno scorso, quando è uscita la legge che per le macchine benzina o diesel euro, per dire noi euro 2 benzina, non potevamo circolare, abbiamo messo la scatoletta nera, no? Praticamente stamattina mi è arrivato il messaggio che io non posso circolare perché ho superato 4.000 km. Cioè ragazzi, girando per Milano, da quando l'ho messo ho fatto 4.000 km. Ma domani comunque dobbiamo chiamare, mi sembra una cosa un po' assurda che io abbia fatto 4.000 km, cioè attivata il 10 ottobre 2022, siamo a maggio quasi, siamo alle porte di maggio e avevo già finito 4.000 km, che è, vabbè, oh. No problem, perché domani si chiama e si vede cosa si può fare. Oggi ragazzi, giornata abbastanza bruttina, perché non è come ieri che c'era quel sole lì che spiccava, ma un po' sul nuvoletto. Adesso dovrei andare, senza dovrei, devo andare in bagno a farmi la barba ragazzi, perché è lunga, le long, quasi quasi vi porto con me ragazzi. Andiamo, che ne dite, andiamo a fare la barba? Ma sì, dai, andiamo a fare la barba perché è lunga. Non sto neanche lì con la macchinetta a accorciarla, uso solo la lametta e via. Adesso vi faccio vedere, per chi, per noi maschi, no, quando abbiamo la barba a un certo livello, solitamente per fare più veloce si fa, si accorcia con la macchinetta, no, quella anche per i capelli va bene, ma dato che non ho voglia, no, vediamo, dai, andiamo dentro. Ragazzi, ho alzato il cavalletto proprio al massimo, ma non mi si vede la faccia, cioè se sto così non mi si vede. Se lo metto sul lavandino troppo alto. Oh, aspettate ragazzi, sono davvero sconvolto per la notizia dei chilometri che mi è arrivata la comunicazione tramite messaggio, ma comunque domani non ci sono problemi, chiamo, perché se si possono aggiungere bene, anche perché siamo in procinto di comprare una macchina, però se si possono aggiungere ulteriori chilometri abbiamo, siamo più rilassati perché abbiamo anche più tempo. Ragazzi, come vedete sono sbarbato, non ho fatto, non vi ho fatto quel video lì perché non riuscivo a trovare l'inquadratura giusta, no? Poi mia moglie mi ha detto: amore, ma guarda che il cavalletto si alza ancora di più. Infatti adesso che lo guardo il cavalletto si poteva alzare di più. La prossima volta lo avvicino, faccio un'inquadratura migliore, lo alzo del tutto e avvicino anche il microfono per vedere, per farvi sentire questo ASMR. Mi dispiace per l'inconveniente, ma non mi ero accorto che il cavalletto non era alzato tutto. Bene amici, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo stasera,
Se l'ho detto, non l'ho detto, non me lo ricordo, ma io vi invito ancora, andate a iscrivervi tutti quanti al canale Dall'Invertis, così possiamo fare live. Noi ci vediamo stasera con una prossima live. Io vi auguro buona domenica, un bacione, il solito IEA. E ciao a tutti, buona domenica, ciao!